con l'artiglio che arriva. Capito che andare. Ciao Tiglio! Allora? Dove andiamo? Dove vuoi? Dove andiamo a fare la strada con la nuova che va al Crisello. Vai al Crisello? Vuoi andare ai sassi della porta? Non so, tanto io ho tempo oggi, non ho problemi. Eccoci al passo della Cava. A destra abbiamo la Val Rezzo, a sinistra abbiamo la Val Cavagna. Quel rudere che vediamo di fronte è la vecchia caserma della, finanza. Ed ecco che Attilio ammira la caserma dicendo che si è conciata. C'è solo ad aspettare che cada ormai. Va. Peccato però. E adesso ci presenta il menù della giornata. Allora, il menù della giornata è abbastanza, dovrebbe essere corto. Antipasto di pesce? Allora, il menù è questo. Andiamo ai prati di Fiorovano e poi da lì andiamo al Crisello e poi andiamo ai Sassi della Porta e al ritorno ci beviamo il prosecchino. Prosecchino con e due poi fette andiamo di... a vedere un albero monumentale nuovo. Due fette di salame e prosecco. Ok. Scusa, La cima di Follarina è avvolta nella nebbia, ma la giornata è un po'. No, se era bello ti portavo l'Alpe Fiorina. Veramente l'Alpe Fiorina, ecco, l'Alpe Fiorina è un altro paradiso. Andiamo alla strada a sinistra e cominciamo a salire, tanto per non sbagliare. Ecco Buggiolo. Seghebbia. Seghebbia quello lì? Questo è Buggiolo. Già Buggiolo è qua sotto. Seghebbia, l'Alpe di Fiorina. Pramarzio. Fiorina, Pramarzio di Satile. E dopo dentro Passo Stretto. E sentra c'è Passo Stretto. Da lì poi si può andare a. Chiamato anche il famoso Pass del Purcell. Boh, non lo so quello. Dove passavano i contrabbandieri. Ed ecco il panorama illustrato da Attilio. Allora, come si chiama quello là in alto? Alpe Culmine. Alpe Culmine. Poi sono i pascoli dell'Alpe Culmine. Poi si arriva a una forcella, una selletta, che divide la Dolomia dagli scisti, lì c'è la faglia, e lì è la bocchetta di San Bernardo. Dalla bocchetta di San Bernardo dietro si arriverebbe alla cima di Fiorina, che però qua è un po' nascosta perché resta un pochino dietro. Comunque quello che vediamo di fronte è il Regagno, Monte Regagno, quindi sotto Pramarzio e poi Prato Lungo, Passo Stretto. Questa montagna non mi ricordo il nome, lo dico onestamente. Sullo sfondo si vede i Monti Lignino. I Monti Lignino e con alle spalle il Colmen dei Carac. Vai. Allora, questa pianta, diciamo, se potessimo fare una parentela, è imparentata con la carota, il sedano e tutti questi gruppi. Queste famiglie si chiamano ombrellifere perché l'infiorescenza, va bene, stacco una, non faccio scusa. L'infiorescenza è fatta a ombrella, no? Vedi che i raggi esattamente come. E per la verità questa è l'infiorescenza. Ogni fiore è portato su un'ombrella. E poi le piccole ombrelle si vanno a inserire su un'ombrella più grande. E tutte le ombrellifere hanno questo tipo di infiorescenza. Okay. Questa è una pimpinella. Essendo che singolarmente ogni ombrella porta un fiore, è chiaro che poi da un fiore ne nascerà un frutto. E vedete, e si può vedere tutti i frutti portati poi. Vedete, questa è già in fruttificazione. Qualcosa di bianco attira l'attenzione dell'Attilio. Cos'è? Pensavo che poteva essere una vescia. Invece? Ma è una roba di plastica. Questa è una pianta usata di diversi medicamenti, che è l'iperico.
Ipericum perforatum, perché ha poi su delle foglie, ha delle ghiandole traslucide, che però difficilmente sarà possibile far vedere nel filmato, perché si vedono solo guardandola contro luce. E quindi è una pianta molto usata. Dopo diventa sentiero. Sì. Sì, dopo abbiamo il sentiero. Queste sono antiche cascine per il pascolo? Sì, sicuramente questi qua erano, per la verità sarebbero dei prati da fienagione, in cui si tagliava il fieno, lo si accumulava, eccetera, il famoso prato da sfalcio. Però a volte li fanno anche pascolare qua. Bello, appena vedi una pozza d'acqua lui sporca, sì. Deve andare dentro, sporcacion. Questo è un bosco di faggi, una faggetta, e come si può osservare il bosco di faggio si contraddistingue dall'essere davvero questo aspetto pulito, come se qualcuno l'avesse rimosso qualsiasi arbusto. In realtà è dovuto al fatto che il faggio è un dominatore, non lascia crescere altre piante. L'altra nota da dire è che questa zona è interessante per i cercatori di funghi. Per venire su, io andrei giù a spostare, abbiamo lasciato lì, sai? Mettere su un biglietto, però non fa, è piantato di una macchina. La gente comunque deve salire, deve scendere. Va bene, siete in forma? Sì, sì, va bene. Sì, ieri, cazzo, ci dispiace che non ho preso quel lavoretto. Ah, cazzo, io ho aperto. Ieri siamo andati là, eravamo là al Mappello. Con quella ragazza. E lui lì, sai che mette a posto le cose? A lui. Un vecchio roccolo. E poi ci ho impiegato ancora 8 giorni a finirla dentro. Se vuoi vederla ti torni indietro di qua. Posso, torniamo indietro. Il signore Attilio sta aiutando a portare gli attrezzi. È stato quello che ha pulito tutta questa parte di bosco qui. Questo focherello è acceso da ieri. Bruciato tutta notte, da giù continua a bruciare. Adesso voglio ricostruire un rocco qua. E da qui vedo, ho cominciato a tagliare che tutto il buco, perché la pigliata viene giù così. Scendiamo nel bosco e dovremmo trovare il sentiero che ci porta. Dove, come si chiama il posto? Sassi della Porta. Sassi della Porta. Ed ecco il nostro sentiero che sale. Dove siamo qui, Attilio? Allora, abbiamo appena superato la faglia, la linea della Grona, quindi passiamo sulla Dolomia, dei Sassi della Porta, eravamo sulla Silice, si vede che l'ambiente sta cambiando e lo farà bruscamente, proprio per il cambio delle rocce. Tra un po' non ci sarà più bosco, non ci sarà più un albero, solo erbe e arbusti. Ed ecco il cambiamento previsto da Attilio. I faggi cominciano a mancare e il bosco si apre. Ed eccoci ai Sassi della Porta, giusto? Sì, non siamo ancora sulla vetta, però diciamo che siamo... Lago di Porlezza.
il monte Pidaggia visto dalla vetta, in lontananza il lago di Como, sotto il lago del Piano, con il monte Crocione e Galbiga. Spettacolare la vista di qua. Poi andiamo sull'altra. Non saliamo da lì, eh. Non saliamo da dove sei arrivato adesso. Paesi della Val Cavarnia. Dove vai? Lui ha delle cose. Ti immagini se lui non trova una pozza d'acqua e non fa il bagnetto. Questo prato verde, che può sembrare... Oh, che bella doccia che mi fa! Che non può sembrare un prato normale, invece vi spiega tutto Attilio. Questa zona, che non è insignificante, nessuno lo direbbe mai, anche perché ormai il prato vedete che è scomparso, c'era anche una panchina, è andata distrutta, e siamo in realtà sul passaggio, esattamente ci troviamo sopra, sulla faglia, la linea della Grona, una spaccatura regionale, è una faglia che diciamo inizia dal Monte Grona e arriva sino in Canton Ticino, e qui passa proprio in questo punto esatto. E qui si dividono anche due tipi di rocce, esatto. No? Esatto, infatti ti ho detto a sinistra troviamo lì dove c'è la Dolomia, che scompare infatti il faggio e certe piante perché è troppo magro il terreno e mm-hmm. non c'è acqua. Invece di qui c'è tutto un altro sulla tipo destra. Di suolo, di terreno, infatti il bosco è fitto, eccetera. Quindi ha questa caratteristica questo posto. Siamo ritornati nel posto del nostro amico, ex sindaco di Carlazzo. Ammiriamo tutta la sua attrezzatura e sentiamo che è già al lavoro a tagliare piante. Senti? Almeno un po' di fresco c'è. Poi va. Attilio, a far sindic se guadagni da ne. Se guadagni. Porca miseria. Non so filmare perché non c'è niente in regola qui. Fa niente. Qua, ne casco. Sì, ma li tiene lui. Dopo non ha più pulito niente. Oddio, c'è una baracca. Ed ecco la casettina caesina, buonanotte cazzo, ed ecco la casetta che si è costruito lui personalmente. E guardate da solo cosa ha combinato questo uomo per puro divertimento, guardate la differenza tra questo bosco che ha pulito, che dove ha già tolto tutte le piante, e il bosco non ancora pulito. Hai fatto amicizia, Cruz? Sì! Vino bianco. Vino bianco, e l'Attilio ne approfitta. Prego. Cin cin, grazie. Dopo quando ti trovo ti offrirò da bere. Figurati. No, qua non ti rompe nessuno.
e dopo aver fatto, non dico il pieno, ma fatto un po' di ribocco di benzina, ripartiamo per la nostra stradetta. Tra una nuvola e l'altra un'occhiata di sole esce sempre. Comunque non è... la giornata è rimasta. Rieccoci al passo della cava. Scendendo ci fermiamo per fare una foto a un enorme acero. Ed ecco il mostro. Che poi, a essere sinceri, sono due. Sì, che poi c'è il casettino. Attilio si mette in posa per fare la differenza fra la sua volumetria e quella del tronco. Stupidamente ho dimenticato la bindella, perché era bello misurarlo, ma a me a occhio croce mi dà l'idea che possa essere 4 metri di circonferenza. Eh? È bello visto da sotto, eh? Ah, che bello! Se fai mancare a gruppo. Ecco, sta chi è anche chi fa una calola per il solito a chi. Potremmo fare, sì, potremmo.